No, non vi saluto perché lo faccio a breve sul passo Giau a inizio video. Però vi dico benvenuti in questo terzo episodio della serie dedicata alle Dolomiti. Una serie che vi posso dire vi sta piacendo veramente, ma veramente tanto. E sono contento perché sono dei posti che mi hanno fatto emozionare e che a quanto leggo nei commenti fa emozionare anche voi. Però ora basta parlare, ragazzi, buona visione. Good morning guys, benvenuti in questa seconda parte di questo bellissimo giro in compagnia di Pietro e Ivano. Ora gliel'ho richiesto di nuovo, mi hanno spiegato qualcosa, ma già mi sono dimenticato dove mi stanno portando. Però so già che sarà qualcosa di bello, anche perché la cosa che mi ricordo è che quello che sta per arrivare è nulla in confronto a quello che abbiamo già visto. Beh. Per quanto tutto è bello, però secondo te è la parte più bella? Se c'è il sole, sì. Se c'è il sole, sì. Sole, te fa il tuo. Che le montagne sono molto più belle. Le montagne sono molto più belle. Oddio. In Alto Adige. Arrivo carico a bestia, ragazzi. Arrivo carico a bestia. Mi preparo, salgo in moto e si parte. Porco bo. Ok, stiamo partendo, stiamo salutando il passo Giau. E ovviamente, prima di partire, sono successe due cose interessanti. Uno, ho rotto il supporto della Insta sul casco, quindi eravamo di fretta, magari ci riesco l'attacco dopo qui da qualche parte con un altro attacco diverso. Secondo, ho buttato due biciclette per terra mentre facevo manovra. Sono proprio un idiota. Comunque, guardate. Ragazzi? Ma che bellezza! Qui la strada, nonostante siamo più alti, è meno scivolosa, anche perché d'altronde siamo nel primo pomeriggio, il sole alto scalda l'asfalto e quindi ci aiuta ad avere un asfalto meno scivoloso, anzi proprio non scivoloso, lo potete benissimo vedere. Mi dicevano che questo è un altro passo, sono quelli molto innevati che vengono chiusi, ma uno solo, non questo, viene riaperto perché vengono poi vengono liberati perché viene spallata la neve. È un peccato perché è bellissimo. Ora poi non so se, nonostante venga spata la neve, potrebbe essere praticabile, però cavolo, Vov. Su curve non ne bastano mai, una curva tira l'altra e vorresti farne in continuazione per tutto il giorno, e quando poi arrivi a casa ti dici: beh, basta, non si riparte? Beh, io faccio così, non so voi, è che non sento la stanchezza quando sono in moto. La stanchezza fisica quando sono sulla moto non la percepisco. Le cime qui davanti sono maestose e nonostante non stia né albeggiando né tramonteggiando, ci sono le cime che sono sul rosetto rossiccio, bello. Lassù abbiamo Pietro e Ivano, io ho suonato il camper, poi sono state tantissime curve, quindi ora li aspetto perché siamo insieme e insieme si va avanti. Mi raccomando, quando si va in gruppo si aspetta sempre. Valparola, il passo parola, mi dicono che, dicevano Pietro e Ivano, essere secondo loro più bello, e se c'è il sole è spettacolare. Prima di arrivare su in cima mi fai attaccare una telecamera? E magicamente, ragazzi, ecco comparire davanti a me la Insta 360. Eh già, perché non potevo non montarla. Signori, però così in mezzo alla curva nel massimo, Guardate qui davanti, ragazzi. Andiamo da Pietro, vai, 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 vai! Con Pietro davanti ogni tanto ho questa ventata di profumo di ottani americani sotto forma di gas di scarico, mischiata questa aria pura, torna a casa assuefatto, drogatissimo. Siamo, ho letto il cartello, siamo a 1800 metri, sul livello del mare. Salome!
spettacolare. Questo passo lo state vedendo ora attraverso il drone e sentite la mia voce, è il più bello che ho visto oggi come passo. Qui veramente è un paesaggio lunare, cioè c'è roccia, vegetazione molto poca. E torniamo indietro da Pietro e Ivano dopo questa bellissima dronata, perché ci stava. Cioè, ti giuro, è bellissimo. È il più bello che ho visto finora, per quanto tutti belli. Perché c'è tutto questo così è lunare. Quanto è bella Noise. Ma sei stupendissimamente stupenda. Ragazzi, ma quanto sei bella tu, piccolina mia. È bellissima. Ora vi faccio vedere cosa loro intendevano quando dicono che le rocce grazie al sole si colorano di rosa. Guardate qui davanti, prendono questo colore così bello. Questo è il colore normale e quello è il colore rosato. Lì dove eravamo ora, mi raccontava Ivano, che era un punto strategico per quanto riguardava la guerra. Infatti proprio in cima lì al monte, io si chiama Monte Valparola per capirci, ma non si chiamano così, sulla cima del Valparola, insomma del il passo, c'è la vetta e in cima si potevano vedere delle grotte, dei buchi. Ecco, quelle erano scavate dagli austriaci, se non ho capito male, per poter controllare ovviamente e sparare agli italiani mentre venivano su. E proprio sotto, mi hanno detto, si potevano vedere tantissimi accampamenti della guerra. Con il drone ci ho provato a vederli, ma non ce l'ho fatta, non li ho visti. Io credo che se ci fossero delle donne al governo, probabilmente alla guerra non ci arriveremmo mai. È un mio pensiero. Se già prima ero arrivato con tanta aspettativa e tanta felicità, e oggi torno a casa con tanta felicità e tanto innamoramento. Ve lo sto dicendo in tutte le salse e vi dico che qua voi ci dovete venire il prima possibile, ragazzi, perché è un qualcosa che una volta che venite vi rimane dentro per tutta la vita. Che cacchio? Acqua. Che numero è? 2. A posto, andiamo. Perché era 140 fatti, quindi non sapevo quanto ci fosse ancora del prossimo. Ho 2,44 di registrato ancora da poter fare. Con questa, poi ne faccio anche altre. Basta? Domanda più che legittima. Perché poi vi dico, ragazzi, ho registrato per altre 2 ore video e che vedrete poi fondamentalmente martedì prossimo con il quarto episodio della serie dedicata alle Dolomiti. Oddio che bello, intanto vi dico che ci vediamo venerdì prossimo per un altro episodio e martedì per la quarta e ultima puntata di questa serie, che poi in realtà ci sono degli altri spin-off che stanno arrivando sul canale, che vi ho fatto vedere in un primo video appunto di questa serie, dove vi ho dato qualche spoilerino di cosa sta per arrivare. Vi ricordo, ragazzi, qua sotto in descrizione tutti i contatti dell'albergo Miralago per poter prenotare uno degli ultimissimi posti del tour di giugno, appunto, sulle Dolomiti. E con questo vi dico iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao, ragazzi.